Grazie. Allora, video dei promossi e bocciati dell'ultimo periodo. Lo so, sembro uno di quei cani con, sapete, uno di quei cani con le orecchie lunghe, no? Va bene. Allora, ho già in mano un rossetto che ho preso proprio adesso. Quindi parto dai prodotti promossi. Questo rossetto è della Kryolan, si chiama Berlin o Berlin, romanaccio. Effect Stick UV Red. Praticamente questo rossetto non l'ho comprato io, me l'ha prestato la mia amica selvaggia. Ciao! E praticamente avevo un evento a tema fluo e lei mi ha detto: io ho questo rossetto che è fluorescente al buio con le luci, non al buio, proprio con l'aiuto delle luci artificiali. Ecco, con l'aiuto delle luci artificiali, scusate. Ed è questo. Allora, il colore è questo rosso sparatissimo in base appunto aranciata. Ve lo swatch un attimo qui sulla mano, che è leggermente meno intenso appunto di come lo vedete qui aperto nella confezione. E praticamente morbido, non secca le labbra e soprattutto fa quello che promette, perché io appunto l'ho provato e al buio avevo queste labbra tipo come il video, se non sbaglio si chiamava S o qualcosa del genere, di Nicki Minaj, quello proprio con gli effetti fluorescenti, si vedeva questa bocca tutta alla Nicki Minaj, quindi va bene. Poi altro prodotto promosso, cioè sono tre palettine. Allora, una è questa di Kiko, quella che ho comprato qualche settimana fa, la numero 101, ed è questa, aspettate che vi copro. È questa qui. Mi piace moltissimo perché innanzitutto, vabbè, la tonalità dei colori mi piace moltissimo. Io i borgogna, come vi ho già detto, non ne ho di colori borgogna. È veramente, mi piace, ovviamente, altrimenti non l'avrei inserita nei prodotti promossi. Perché mi piace, direte? Perché ti piace? Perché innanzitutto si possono fare, cioè si può fare un trucco molto naturale utilizzando per esempio solo questo colore con, non lo so, una linea di matita, oppure fare proprio un bello smokey eyes sui toni del prugna, del borgogna, molto molto intenso e scuro, oppure, non lo so, utilizzare per esempio solo questo colore nell'angolo interno e nell'angolo esterno, utilizzare per esempio questo qui magari bagnato come punto luce appunto al centro dell'occhio. Ancora non ho provato questa opzione, però mi piace molto. E i colori sono pigmentati e molto scriventi, inoltre non vanno nelle pieghe e non sono farinosi. Altra palette scusate, l'ho utilizzata tantissimo, è questa qui fatta di correttori. Questa l'avevo presa dalla Born Pretty Store tanto tanto tempo fa. Praticamente, vabbè, a parte la vasta gamma di tonalità, come potete vedere, mi piace moltissimo perché i colori sono molto pigmentati. Non vanno nelle pieghe, soprattutto quando appunto le metto sotto, uso il colore come correttore sotto gli occhi. L'unica cosa che non mi piace è appunto, l'avevo anche detto, è il bianco perché è pearlescente, è luminoso e ha dei glitterini, quindi praticamente è inutile, cioè. Poi l'ho anche provato come ombretto, solo che dà un bruttissimo effetto vecchio e non mi piace per nulla. Il resto invece, cioè, una palettina veramente ottima. E costa anche poco. Poi altra palette. Sì, oggi praticamente tutte palette. Oddio. È questa qui che ho preso da Dresslink. Questa qua me l'hanno inviata. Ve la avvicino un attimo. È fatta tutta interamente di colori neutri. Alcuni sono leggermente satinati, non glitterati, ma satinati. Altri sono opachi, cioè opachi o satinati. Come vedete ci sono colori tipo champagnino, colori sul pesca, colori appunto più sul marroncino freddo e mi piacciono moltissimo. Alcuni devo dire sono più farinosi di altri, ma in generale sono pigmentati. Per esempio, vi faccio vedere un colore chiaro di questi. Aspettate, per esempio. Ok. Oppure vi faccio vedere il colore più scuro per farvi capire. Spero vediate. Comunque, a me piace moltissimo come palette perché ve l'ho già detto, i colori sono pigmentati, rimangono a lungo e non sbiadiscono. E poi è un'ottima, secondo me è un'ottima palette magari per chi,
usa solamente colori neutri e non vuole portarci dietro ombretti mono oppure varie palettine da cui prendere appunto vari ombretti neutri. E adesso passiamo agli ultimi due prodottini promossi di questo periodo. Allora, una è una matita labbra ed è di Kiko, la Smart Lip Pencil numero 702. Il colore, non so, è questo qua, un aranciato. Sì, è un aranciato pescato, però quando si swatcha, vi faccio vedere, è proprio un arancione sparato, molto molto acceso. È questo qui. E praticamente cercavo una matita, dato che ho cambiato colore di capelli, che fosse un po' appunto con sottotono aranciato, dato che non ne possedevo nessuna. C'erano le matite di Kiko ad 1,90 euro, quindi ho detto proviamola. Mi piace moltissimo perché oltre al colore molto molto pigmentato, non va nelle pieghe, non sborda, quindi non sbava. E poi soprattutto tiene moltissimo perché io, quando la provai al negozio, mi feci poi la sera la doccia, la mattina dopo però avevo ancora lo swatch sulla mano. Ovviamente era andato un po' via, però veramente l'alone era rimasto, quindi è un'ottima matita. E poi c'è questo matitone per occhi, praticamente è uno Stays No Matter What Eye Pencil and Shadow, praticamente matita occhi e ombretto. È di questo colore verde, non lo so, verde barra blu metallizzato, bellissimo. Spero che possiate apprezzare, anche se sinceramente credo che dal vivo sia molto meglio. Non ha glitterini, ha soltanto qualche perlescenza verde acqua che appunto rende il prodotto metallizzato. Mi piace moltissimo perché appunto, essendo un matitone per l'ombretto, non va nelle pieghe, è duraturo e soprattutto è pigmentatissimo e tra l'altro si sfuma anche facilmente. Quindi se voi fate una riga e la sfumate, dopo un po' la riga non è che sbiadisce oppure fa la stampa sulla palpebra, anzi rimane lì ferma. E sì, Facebook. Ultimi due prodotti che sono quelli bocciati. Devo bocciare uno smalto che è quello Fluo 01 di Debbie. A me dispiace bocciarlo perché il colore sinceramente mi piace moltissimo. È questo verde, faccio vedere, questo verde, oddio, verde petrolio, sì, scuro, veramente bellissimo, opaco. Quindi non ha né riflessi né nulla. È uno smalto a vedersi bellissimo, ma a parte il pennellino che è piccolissimo, veramente non, cioè si fa veramente difficoltà a stenderlo, e poi non si stende. Cioè, praticamente io stendo una passata, cioè faccio una pennellata sul dito. Poi appunto prendo altro prodotto e praticamente c'è una zona praticamente totalmente trasparente e un'altra striscia insomma di prodotto piena, quindi cioè viene un malloppo incredibile e praticamente cioè neanche con una passata veramente si riesce a ottenere questo colore, cioè rimane veramente trasparente, quindi mi dispiace. E poi è un prodotto NYX, la Invisible Powder di Kiko, sicuramente ne avrete già sentito parlare. Perché NYX? Il prodotto è ottimo, la cipria fissa bene il fondotinta, rimane, non sbianca e non secca troppo la pelle. Io sapete, ho la pelle secca, ma la confezione è scomodissima, cioè la confezione è fatta in questo modo. Cioè, adesso è appunto un po' sporco perché io, bene o male, devo utilizzarle. Quando vado di fretta, utilizzo direttamente il pompon qui, anche se è veramente scomodo. Il prodotto è scomodo, cioè proprio il packaging è scomodo perché io che devo fare ogni volta? Devo aprire, devo posare il pompon qui, devo scuotere appunto la confezione per far uscire un po' di cipria e metterla non qui, ma su un altro tappino perché appunto qui non c'è praticamente spazio, prenderla con il pennello, girare e poi applicarla sul viso. Quindi è veramente scomoda la confezione, anche se comunque la cipria in sé è veramente buona. Io quindi avrei finito con i prodotti promossi e bocciati del periodo. Spero che questo video vi sia stato utile, insomma, io spero. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!